Allora, ho capito, teniamo due linee di pasturazione, due linee di pasturazione diverse. Tu fai la pastura, io ci faccio la terra con dentro della canapa e del mais tagliati. Ok. Okay. Mi devi prestare per un secondo solo un secchio leggermente più grande per bagnare la pastura, per favore. Cioè, ne hai due, perfetto, benissimo. Amici di pesca, benvenuti a questo nuovo appuntamento di A Pesca in Fiume. Oggi sarà una puntata molto particolare, proprio perché affronteremo una sessione di pesca in compagnia di Alberto Bettella e Michele Schiavon, ma sarà anche un tutorial, proprio perché abbiamo ricevuto tantissime richieste, soprattutto dai pescatori ricreativi, per vedere e soprattutto seguire correttamente come si realizza una buona pastura per pescare in acque correnti, una pastura adatta ai pighi, adatta ai cavedani, ai barbi, alle carpe, insomma a una grande varietà di ciprinidi. E questa volta Michele Schiavon ce lo spiegherà in maniera molto minuziosa, proprio dettagliata, facendoci vedere soprattutto come si bagna correttamente, ma anche come si devono aggiungere gradualmente i vari ingredienti all'interno della pastura, mentre Alberto, come suo solito, ci parlerà di questa bellissima sessione in una calda giornata estiva. Oggi siamo a pescare sul canale San Gregorio, un canale che attraversa una parte del comune di Padova. È un canale artificiale scavato a mano dall'uomo un bel po' di anni fa ormai. È un canale che è nato per, diciamo, salvare Padova, per non far andare sott'acqua Padova, perché questo corso d'acqua unisce il Bacchiglione, da dove nasce, a, diciamo, al Brenta, attraversando il Piovego. Ha un corso lungo circa 2 km, quindi è molto molto breve, ha una larghezza di una trentina di metri ed ha una buona profondità, perché si parte da 4 metri e mezzo, 5 d'acqua, per poi finire nel tratto più a valle, dove magari di acqua ce n'è un po' meno, ma sempre, diciamo, non sotto i 3 metri. È appunto un canale artificiale, quindi presenta delle sponde lineari che vengono costantemente dragate e scavate quando il corso lo richiede, essendo un corso d'acqua navigabile, perché in questo tratto qui passa il traghetto che, diciamo, fa visitare l'anello fluviale di Padova.